Prima di tutto per l'invito, io provengo da Sesto San Giovanni e voglio ricordare che il nostro comitato è composto da operai delle ex grandi fabbriche, operai della Breda, della Pirelli, della FARC, della Marelli, e noi siamo nati proprio dagli operai quando abbiamo scoperto che tanti nostri compagni di lavoro stavano morendo in fabbrica a causa di una serie di sostanze cancerogene che noi usavamo nel processo di produzione. Sostanze cancerogene di cui tutti sapevano, meno gli operai, meno i lavoratori. Voglio ricordare che Sesto San Giovanni era una città di 100.000 persone, poco meno di 100.000, e c'erano 8 grandi fabbriche, 8, che avevano 42.000 operai. Non è un caso che la chiamavano Stalingrado d'Italia, per tanti motivi, fra cui anche la città delle fabbriche. Ecco, quando noi abbiamo cominciato a vedere negli anni 70-80 tanti nostri compagni di lavoro che cominciavano a morire proprio perché avevano tutti gli stessi sintomi, e noi, voglio ricordarlo, eravamo una fonderia, eravamo una forgia come l'Ilva, e voglio ricordare che da noi, per esempio, si usava il cromo, si usava il nickel, si usava l'amianto, si usavano tante sostanze cancerogene che si usano in fonderia, per cui voglio dire, come in tutte le fonderie d'Italia, non è che era una prerogativa che i padroni riservavano solo a noi. Ecco, il problema è proprio questo, che quando noi abbiamo cominciato a cercare di capire perché i nostri compagni morivano, e più o meno con gli stessi sintomi, abbiamo trovato un muro di omertà e di complicità da parte di tutti. Un muro di omertà e di complicità non solo da parte del padrone, perché uno dice vabbè il padrone me lo aspetto, ma addirittura un muro di omertà e di complicità anche da parte dei sindacati. Noi allora entrammo in contrasto con la FIOM, eravamo tutti iscritti alla FIOM, e molti di noi furono espulsi dalla FIOM, proprio perché avevamo capito che la FIOM era il corrente delle sostanze che noi usavamo, perché c'erano gli SMA, i servizi di medicina per gli ambienti di lavoro, che negli anni 70 entravano nelle fabbriche, monitoravano i reparti, facevano relazioni all'esecutivo del consiglio di fabbrica, alla direzione aziendale, all'infermeria di fabbrica, all'assessorato alla sanità, dicendo guardate che qui si stanno usando una serie di sostanze cancerogene, uno senza aver informato gli operai, due senza neanche dargli gli strumenti, i dispositivi di protezione individuali o collettivi, e quindi questa è una cosa che porterà in futuro a determinate morti. Solo che allora l'amianto non era fuori legge, in quegli anni anche altre sostanze, quindi il padrone pagava la multa e gli andava bene. Noi cominciamo allora a porre il problema che, dicevamo, per noi, siccome prendevamo le paghe di posto e gli operai che avevano i reparti, nei reparti più nocivi, gli davano qualche lira in più, perché il padrone già sapeva che questi si ammalavano e morivano prima, ma non lo sapevano gli operai. Ecco che dando qualche libra in più e mezzo litro di latte, loro cercavano di tenerti buono. Noi cominciamo allora, vedendo tutti i nostri compagni che morivano, a porre il problema della salute in fabbrica. Chiedevamo il libretto sanitario, abbiamo chiesto addirittura al padrone che venisse, di venire sottoposti a visite alla clinica del lavoro, perché noi della medicina del padrone non ci fidavamo, perché il padrone ci faceva le visite, ma tu andavi nell'infermeria di fabbrica, la visita durava 5 minuti, neanche il tempo di togliere la tuta perché eri abile e arruolato, perché poi chi lavorava in quei reparti aveva ormai anche una certa esperienza. Noi chiedevamo di cambiare reparto, ma non ci facevano cambiare reparto, perché andavamo bene di dove eravamo. Quindi noi il problema della lotta contro la monetizzazione della salute l'abbiamo posta in fabbrica, e naturalmente al sindacato che monetizzava la salute questo problema gli andava bene. Per cui noi abbiamo visto poi con grande battaglia che non solo l'omertà e complicità veniva dal padrone, ma veniva dal sindacato, veniva dal comune di Sesto San Giovanni, giunta di sinistra storicamente, dal dopoguerra fino a 2 anni fa quando ha vinto il centrodestra. Però nonostante questo, molti consiglieri comunali che venivano dal sindacato e che tenevano bordone col padrone, guarda caso anche loro dicevano che non c'era nessun pericolo. Addirittura ci hanno fatto la guerra anche i sindacati, dicendo che noi, ponendo il problema della salute e delle misure di protezione in fabbrica, rendevamo meno competitiva la Breda,
perché allora già c'erano i tagli che l'Unione Europea faceva all'acciaio italiano e noi, chiedendo protezione per la nostra salute, avremmo addirittura accelerato la chiusura della fabbrica. Questo era il discorso che ci facevano. Non solo, ma addirittura avevamo contro una parte dei nostri compagni di lavoro, quelli che lavoravano in reparti dove la nocività naturalmente non la sentivano. È chiaro che quelli, e quindi dicevano non rompete perché sennò qua il padrone va a finire che costa troppo mettere aspiratori, le cabine dei reparti, avere le pause, perché avevamo ottenuto anche le pause, nell'80 avevamo ottenuto le 35 ore, noi eravamo una fabbrica come l'Italsider parastatale e quindi all'Intersin avevamo fatto un accordo sulle 35 ore e le pause le facevamo mettendo l'ultima ora in pausa, quindi facevamo 7 ore al giorno e ce ne andavamo. Ecco che noi abbiamo avuto, dicevo, addirittura il comune di Sesto San Giovanni e i sindacati dicevano che noi facevamo del terrorismo, perché non è vero che le sostanze cancerogene in fabbrica ci avrebbero reso invalidi, ci avrebbero anche provocato la morte. Invece noi abbiamo scoperto purtroppo che siccome le sostanze cancerogene, le fabbriche non sono divise dalla società da una gabbia di vetro, le sostanze cancerogene prima uccidono gli operai, poi uccidono le mogli degli operai che portano a casa la tuta per lavorare e poi uccidono anche la popolazione vicina, perché le polveri, le sostanze inquinanti si disperdono nell'aria, si disperdono nelle falde acquifere e avvelenano la popolazione. E quindi il problema della salute in fabbrica non riguardava solo gli operai, ma era un problema sociale, perché riguardava anche la società. Purtroppo dopo anni molti ci hanno dato ragione, ma nel frattempo quanti ne sono morti? Ne sono morti a centinaia. E allora voglio solo semplicemente, rispetto anche al dibattito di stamattina, dire alcune cose. Sentivo parlare stamattina dell'epidemiologia del rapporto Sentieri. Ecco, noi crediamo che noi siamo molto diffidenti anche da tutta una serie di rapporti ufficiali, perché tendono sempre a minimizzare il pericolo. Per esempio il rapporto Sentieri, noi l'abbiamo anche scritto agli estensori del rapporto Sentieri, dicevano che a Sesto San Giovanni non c'è neanche un caso di mesotelioma, parlando dell'amianto. Qui c'è la Laura Mara, che è il nostro avvocato, oltre che di medicina democratica, dell'associazione esposta amianto, nei vari processi Breda e Pirelli, e ci avremo almeno 25 operai abitanti a Sesto San Giovanni che lavoravano nelle fabbriche di Sesto San Giovanni che hanno il mesotelioma, sono nei processi. Naturalmente quando l'abbiamo detto al professor Terracini, che era uno degli estensori, lui naturalmente ha riconosciuto che avevamo ragione dicendo che sarebbero poi intervenuti, perché facevano il discorso epidemiologico sul territorio, sulla regione. Ma se Sesto San Giovanni, dicevo prima, una città di meno di 100.000 abitanti, aveva 42.000 operai, voleva dire che la maggioranza vivevano fuori da Sesto San Giovanni. E quindi è chiaro che poi morivano a Piacenza, morivano a Lodi, morivano in Valtellina, morivano da dove venivano, perché poi tornavano una volta che si erano licenziati, che erano là, risultava che erano morti là, non a Sesto San Giovanni. Ecco che quindi allora anche su questi studi io dico, noi li prendiamo con le pinze, ma non per sfiducia, perché l'abbiamo verificato sulla base della nostra esperienza che effettivamente, siccome noi non abbiamo mai delegato in fabbrica il discorso della salute, né al padrone e tantomeno al sindacato, di cui pure noi eravamo iscritti al sindacato, abbiamo imparato che purtroppo la monetizzazione della salute non solo lo facevano in fabbrica, ma poi l'hanno portata anche fuori oggi nei processi. E si sa benissimo che va ai processi penali, perché tutti ci dicono non fate più i processi penali, è meglio fare il processo all'azienda, perché almeno il responsabile dell'azienda non è il singolo dirigente, voglio dire che tu devi provare oltre ogni dubbio che è stato lui che ti sei ammalato sotto di lui, e quindi li assolvono tutti, insomma. Noi invece abbiamo deciso di continuare nei processi penali, con il nostro avvocato. Siamo fra quelli, insieme a Medicina Democratica e l'Associazione Esposte Amianto, che è il nostro comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e del territorio, che non accettiamo mai indennizzi per uscire dal processo, a differenza delle istituzioni che prima non tutelano la salute dei lavoratori. Poi, quando ci sono questi processi che partono grazie a noi, usano questi processi come bancomat. L'INAI allora interviene, naturalmente si presenta a parte civile, poi al risarcimento e se ne va. Cercano di comprare i familiari dei morti,
l'ATS, l'ASL fa la stessa cosa, tutti fanno la stessa cosa, anche alcuni sindacati confederali che dicevano che noi eravamo pazzi, si sono presentati poi parte civile nei processi, compreso la CGIL, prendendo i soldi e andarsene e lasciando soli le associazioni che non vogliono monetizzare la salute. Per cui voglio dire, questo è quello che oggi sta succedendo. E noi, devo dire, abbiamo alcune affinità con Taranto, perché noi con l'unità tra operai e popolazione siamo riusciti a ottenere alcuni risultati. Faccio un esempio. Noi avevamo i magli che lavoravano tre turni, i magli, sapete, quelli che picchiano, boom, boom, casino. La fabbrica era dentro la città, è normale che di giorno il rumore c'è, ma c'è la metropolitana, cioè, si sente meno. Ma di notte, quando a un certo punto non si muore, le case tremavano. Noi abbiamo fatto una battaglia per ottenere l'abolizione del turno di notte, dicendo fate tre squadre durante le ore dalle 6 del mattino alle 10 di sera, insomma, per cui facciamo tre squadre, vediamo di far funzionare i macchinari, e naturalmente il padrone non voleva, il sindacato non voleva. Abbiamo fatto l'unità con i cittadini che abitavano vicini alla fabbrica e siamo riusciti a far abolire il turno di notte, mantenendo lo stesso salario, non perdendo l'indennità turni della notte, perché era comunque, e comunque l'unità con i cittadini ci ha permesso di ottenere un risultato che andava bene a noi, ma andava bene anche ai cittadini, tutelava la nostra e la loro di salute, perché di notte almeno dormivano, dormivamo noi, dormivano loro. Un'ultima questione che volevo dire: noi abbiamo imparato una cosa, che i limiti di tolleranza, come dicevano molti stamattina qua, anche questi sono un grande modo per fregarci, un grande imbroglio, i limiti di tolleranza. A parte che se anche i limiti di tolleranza sono sotto le cosiddette soglie, tanti cancerogeni messi insieme che tu usi, l'effetto è moltiplicatore. Ma a parte quello, noi ci siamo sempre battuti in fabbrica e oggi lo facciamo anche nel territorio, perché noi siamo per il limite zero. Noi vogliamo che il limite sia zero, o comunque il più basso possibile, ma noi chiediamo zero, perché noi vogliamo che sia zero, vogliamo che la nocività, noi avevamo questa parola d'ordine in fabbrica, la nocività si elimina, la salute non si paga, perché io voglio eliminare prima, non voglio il risarcimento dopo che mi sono ammalato, dopo che sono morto, ai familiari. Noi vogliamo la prevenzione primaria, non quella secondaria che poi ci curano, tu devi togliere il cancerogeno. E quindi voglio dire che noi anche su questo abbiamo avuto anche grandi contenziosi, per esempio, questo vale per tutti i lavoratori, ma anche per i cittadini. Uno, la sorveglianza sanitaria, che vale per tutti coloro che sono esposti ai cancerogeni. Noi per esempio l'abbiamo tenuta come esposti a amianto, in Lombardia c'è una legge che l'abbiamo ottenuta dopo aver occupato più volte l'assessorato regionale alla sanità, una legge del 97, che dice che non solo noi esposti a amianto, ma anche le nostre mogli e familiari possiamo usufruire, e noi lo facciamo, della sorveglianza sanitaria gratuita. Fra l'altro lo prevede la legge 257 del 92, fatta nel 92, ma mai applicata, perché in Italia poi, quando c'è una legge che va a favore di un lavoratore, non la applicano mai. Abbiamo dovuto occupare l'assessorato della sanità con l'assessore che chiamava i carabinieri e noi chiamavamo la polizia, dice portateci via tutti perché vogliamo far rispettare la legge, insomma. E poi abbiamo ottenuto che l'hanno applicata la legge. E quindi voglio dire, la cosa vergognosa in questi processi è che l'INAI ha un conflitto di interesse, come dicevano stamattina con la scienza, voglio dire, che non è neutrale. Perché noi abbiamo visto nei processi, a seconda di chi li paga, vengono a dire determinate cose. Perché questo è vero, le bugie poi che le pagano. E oggi parlavo poi dell'INAI, perché? Perché l'INAI ha un conflitto di interesse, perché è l'ente che deve riconoscere le malattie professionali ed è l'ente che deve indennizzare, e hanno tutto l'interesse. Noi vediamo quei mesoteliomi, in prima istanza li respingono sempre, perché loro sanno che su 100 che li respingono, 10 andranno in causa, 5 la vincono, 5 la perdono, ma 90 non vanno, e loro ci hanno già guadagnato. Noi chiediamo da anni che l'INAIL sia l'assicurazione pubblica sugli infortuni sul lavoro, e che sia un ente terzo a riconoscere la malattia professionale del lavoratore, un ente che non ha, come si dice, che non ha conflitto di interesse. E quindi questa è la battaglia che noi stiamo portando avanti insieme alla sorveglianza sanitaria per tutti. E credo che anche a Taranto questo problema sia un problema che anche i lavoratori,
perché io voglio ricordare che l'inquinamento sta uccidendo la città di Taranto, ma prima di tutto sta uccidendo i lavoratori dell'Ilva. E guardate che a noi ci accusavano di voler chiudere la fabbrica. Nel 91 tutte le 8 grandi fabbriche di Sesto, dopo averci spremuto come limoni, l'hanno chiuse loro le fabbriche, ma hanno lasciato sul terreno centinaia di morti. Questa è la realtà. E io credo che la salute, il conflitto fra lavoro e salute, un conflitto falso che inventano loro, perché noi vogliamo, rivendichiamo la salute e rivendichiamo un posto di lavoro. Quindi poi non sta a noi trovare l'alternativa come farlo, noi rivendichiamo questo. Dopodiché io credo che se noi facciamo conoscere i compagni di lavoro dell'Ilva, il territorio lo sta già facendo, si sta muovendo, credo che da questa unità, da queste lotte popolari, si può veramente cambiare il destino di una città o di una nazione. Grazie. Mentre viene qui al tavolo Lorenzo Forte, che ci parlerà del caso delle fonderie Pisano di Salerno, dico due cose velocissime. La prima, assicuro i tarantini che Milizia Democratica, che oggi è parte civile nel processo Ilva, lo sarà fino all'esaurimento di tutti i gradi di giudizio. Per cui andremo fino a che la parola, tra virgolette, giustizia, che speriamo ovviamente sia favorevole a voi, venga in maniera definitivamente, o almeno in questo momento, detta. Quindi non accetterà indennizzi o cose di questo genere per uscire dal processo, come di prassi, come è già stato accennato. La seconda cosa è, prima si accennava alle direttive dell'Unione Europea come una buona, diciamo così, fonte normativa, lo sono sicuramente per molti aspetti, non sempre, perché nel caso, in uno dei casi di cui stiamo parlando adesso, c'è una direttiva recentissima di gennaio in cui vengono inserite dei TLV per i cancerogeni per una quindicina di sostanze, e perché questa è un po' la tendenza dell'Unione Europea e noi ci dovremmo in qualche modo adeguare, ovviamente cercando di bloccarle dal punto di vista del significato, diciamo così, negativo che possono avere. La casa del Fondo di Pisani, qui anche il Medicina Democratica è parte civile, quindi sostiene anche dal punto di vista giudiziario la lotta dei comitati, è particolare perché ho creato una documentazione dal punto di vista, diciamo, giurisprudenziale, perché è il primo caso che abbiamo mai visto di un'azienda sotto sequestro che durante il sequestro ottiene il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e sulla base di questo riapre, pur non essendo stata dissequestrata, ovviamente con un contenzioso che si è creato tra il tribunale e tutti gli organi giurisdizionali, che penso va ancora avanti, ma ve ne parlerà nel dettaglio.